Questa mattina è una bella iniziativa organizzata dall'USAC Basket. Sì, abbiamo ricevuto con molto entusiasmo l'invito che ci ha fatto la scuola elementare con Simona Ferra, avendo la possibilità di avere qui in città la società più importante del Piemonte, una società di Serie A, quindi è uno spot per il basket in generale ed è quindi la cosa fondamentale ed è anche una piccola pubblicità per l'USAC. Tra pochi minuti un po' di bambini che già giocano a basket appunto parteciperanno all'iniziativa, ma anche molti bambini che magari non fanno altre attività o non fanno attività avranno modo di conoscere il basket e di conoscere giocatori che giocano al livello più alto immaginabile qua in Italia. Abbiamo accolto bene, con molto entusiasmo, l'iniziativa perché pensiamo che possa aiutarci e possa fare da traino perché il basket sia più seguito. Un modo quindi per appassionare i ragazzi? Sì, poi vedendo i giocatori di A1, sicuramente anche bimbi che magari seguono solo il calcio, non seguono il basket, saranno colpiti dalla stazza fisica, da quello che potranno far vedere, dai giochi che faranno con loro, quindi aspettiamo con molta, siamo impazienti di vedere quello che capiterà stamattina. Un modo per aderire all'USAC Basket? O attraverso la pagina Facebook o il nostro sito, o cliccando su un pulsante, ci sono i nostri contatti, e potete, chi è interessato può contattarci o lasciare i dati perché siamo noi a contattarli. L'Auxilium Torino questa mattina qua a Rivarolo Canavese è un'iniziativa particolare con i bambini? Sì, diciamo che continua il nostro percorso con il progetto Aux School, dove l'idea è quella di girare scuole non solo di Torino ma anche della provincia per diffondere, diciamo, un po' l'entusiasmo e la passione per questo sport. Penso che il ruolo anche di una società di Serie A sia anche questo, quindi collaborare con le società del territorio e cercare di, insomma, emozionare per invogliare a venire a vedere poi le partite anche di Serie A la domenica al Palavela. Siamo qui a Rivarolo insieme a USAC, la società locale, e con la presenza del team manager Davide Parente, di un giocatore David Oche, che passeremo la mattinata a scuola con più di 400 bambini che gireranno su tre turni, dove l'idea è di fargli fare un po' di interviste agli ospiti che abbiamo portato, fare qualche gara di tiro, firma di autografi, e poi tutti saranno invitati domenica 17 a venire a vedere la partita contro la Virtus Bologna. Saranno in più di 400 tra USAC Rivarolo e la società di USAC Rivarolo e i bambini della scuola, quindi per noi è un enorme successo. E questa cosa continua e già da altre scuole abbiamo avuto molte richieste, quindi è assolutamente una cosa positiva per noi, per il territorio, per i bimbi, ed è, penso sia questo il patrimonio che la Serie A debba un po' diffondere su tutto il panorama piemontese, dico. Immagino che sia lampante l'emozione dei bambini e l'entusiasmo quando mi incontrano. Ah, assolutamente sì, loro ci stupiscono sempre con le domande più impensabili o riescono a colpire, a strappare un sorriso anche ai grandi, e alla fine noi proviamo a insegnare qualcosa a loro, ma più delle volte sono loro che con la loro ingenuità e spensieratezza insegnano qualcosa a noi, quindi è un dare e ricevere reciproco che a noi piace e, insomma, vediamo anche dei buoni risultati poi la domenica, nel senso che soprattutto quest'anno abbiamo tantissime scuole che vengono a vederci e questo da carica anche alla squadra, visto, insomma, il periodo in cui abbiamo bisogno di tanto supporto positivo al palazzetto.